Questa è una notizia di qualche giorno fa ed è la prova evidente che una storia ben raccontata può condizionare la mente anche delle persone più preparate. Partiamo con il dire che il Gilbert & Gaillard è una delle riviste francesi più rinomate nell'ambito della degustazione, tanto che le sue valutazioni servono ad acquirenti e consumatori per orientarsi nel vasto mondo dei vini. Una robetta da niente, quindi. E così una televisione belga ha deciso di fargli lo scherzone della vita comprando al supermercato una bottiglia da 2,5 euro, neanche sono arrivati a 3. Genio! E qui il colpo di genio. Hanno poi creato una bottiglia inserendo il nome di una cantina falsa, Le Chateau Colombier. Con tanto di premi, menzioni d'onore, alta qualità e tutta una serie di fregnacce a caso. Tanto che la commissione della prestigiosa Gilbert & Gaillard, colpita da cotanta bellezza, si è espressa in questo modo. Colore rosso granato, brillante, naso timido che combina frutta a nocciolo, ribes, rovere discreto, palato soave, nervoso e ricco, con profumi giovani e puliti che promettono una bella complessità. Evoluzione su spezie fini, un tocco di fuligine, molto interessante. Metà delle cose che hanno detto non le ho capite, ma il risultato è che una bottiglia di vino veramente scadente si è giudicata il primo premio in una prestigiosa competizione. Quindi anche io questa sera mi berrò della roba di vera classe, altro che Chardonnay, Bordeaux e tutte queste cose qua. Seguimi, se anche tu vuoi vincere premi a caso.